Signori, buongiorno a tutti. Un grosso saluto a tutti quanti. Questa mattina siamo al comandante. Siamo venuti a fare una piccola battuta di pesca a Seppi. Il mare, come al solito, è bellissimo. Poi sono le prime luci dell'alba. E ci mettiamo subito in pesca. Abbiamo già lanciato un paio di canne. Stiamo preparando altre canne per metterle in acqua. Io pure sto per lanciare. Pescheremo sempre col solito metodo, il gamberetto finto. Adesso mettiamo uno yuzuri nero, poi andando avanti cambieremo i colori in base alle mangiate che avremo. Cerchiamo di sfruttare il momento propizio. E vedremo di avere una bella seppia per fare un risottino. No, comandante? Senti, devo far filo. Allora. Se piega, se piega adesso quella. Perfetta. Andiamo a preparare altre canne. Abbiamo una bella seppia, eh. Lo scaroccio è perfetto. Ci deve solo vedere attaccare gli zuli. Andiamo a mettere uno bianco. Questi sono tutti attacchi che fanno i seppi. Dai, su, belle! Dai, che mo famo un seppione, Più o meno eh? Un porpone! cosetto qua, quelli bianchi di ferro. Apri, apri lo sportello. Guardate, perché se eravamo pucciati, no, hai visto? Ma come mai qua la canna sta sempre di qua? Niente, no, perché è seduto. Aspetta! Spicci queste canne. Dopo fai tutto. Spiccia prima i gatti. Prima seppia, eh? Prima seppia della giornata. Bel seppione. Guardate che bella seppia. Meno male, la seppietta l'abbiamo agganciata. Ma questa era allamata, capito? Un tentacolo. Cerchiamo di piarne un'altra. Seppioni, aspetta, però, aspetta, passa i compagni, passa i compagni. Bella questa, ragazzi, eh? Bel seppione. Big, seppione big.
Guardate che bella! Tieni, metti il tappo dopo. Vabbè, beh, lancia la canna, lancia la canna, non lo rimettiamo. Ok ragazzi, abbiamo avuto un altro paio d'attacchi, però ogni tanto lasciano. Il problema è che non ci arrivano subito sopra, si deve attaccare da sola. Dai, comunque tre seppiotte avevamo rimediate, vediamo di farne un'altra bella. Seppione, mamma mia, lunga. Intanto gira, vedi che gira. Ma non gira? Lasciala, gira. Bella ragazzi, bella, bella, bella. Questa sa famo che patate. Questa è bella, eh? Questa è bella, ragazzi. Dai, piano piano, piano piano. Piano piano, passa il coppo dell'amore. E qua. Ha lasciato, mamma mia, che nervoso che mi fa venire. Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare quando lasciano? Eccola, ho ripresa io, ho rifatta, metti il coppo, ha rilasciato, mamma mia, no, incredibile, è incredibile, dai dai dai, ha rilasciato, mi pare,
Perse più le. Dai, ecco, così. Aspetta. Metti con tutta quella. Bella. Ho detto erano due, non era una. Raga, questa è big, eh? Questa è una big, eh? Guarda che robetta, mamma mia! Mamma mia! Bella, tre volte l'ho attaccata e alla fine sono riuscito a lamarla bene. A volte se deve una lama bene, capito, raga? Dai, lasciamo sta canna. Ho fatto due seppie, una appresso un'altra, una io e una al comandante. Si vede che siamo passati in un tratto magari di fondale dove ci stanno. Belle, due belle seppie, eh? Tutte sui 350-400 grammi. Belle seppie. Muoviamo i canni. Bella seppiona, questa è grossa, ragazzi, questa è grossa. Un tenanà, guarda come pompa, oh. Pane un'ora da 1,5 kg. Dai, piano, allungati piano. Io ce l'ho allungo su. Piano, eccola, allunga, ecco, ha lasciato. Mannaggia, lui allunga. Dai, ha lasciato proprio tutto. Ce l'ho, Emory. Non lo so. Lunga il coppo. C'è una madoscia, c'è arrivo. Ha lasciato, mannaggia la miseria. Ecco, Angela, pensa a portarla. Pensa a portarla, dice, via, dice nel video. Si ho fatto a piarla, aspetta! Mannaggia la miseria, fermo! Faccia la canna! Mamma mia, oh! Oh, ma so due ore, oh! So due ore che me si attacca, me si risacca, una cosa incredibile, oh! Una cosa pazzesca, oh! Pazzesca! Guardate che spettacolo! Guardate quanto è bella! Spettacolare! Mamma mia, una cosa incredibile! Quattro volte l'ho attaccata! Dai! Allora, pescatori, guardate che seppie! Guardate che seppie big! Seppie da 4,5 kg, mezzo chilo! Abbiamo fatte, quante sei? 7 o 8, morì? Ma me lo sono contato. Belle seppie. Poi stiamo a mettere dentro al frigo perché sennò fanno un macello. Peccato che spude nel nero, sennò vi facevo vedere. Però guardate che belle. Eccezionali. Dai, vediamo se gli avevamo a farne un altro paio. Poi me ne devo andare, il lavoro mi chiama.
Guardate che striscia di nero che hanno lasciato, guardate. Mauri? Allora, pescatori, a sto punto mi sa che io me ne vado, me ne torno a casa, che torno a lavorare. Sono stato dalle 7:30 fino alle 11, ci posso stare. Abbiamo fatto 7 seppie, di cui qualcuna pure belloccia sui 4,5 etti, 3 etti, insomma belle seppie. No, Mori? Ci siamo divertiti. Di seppie per fare un risottino o due seppie di piselli o rimediate. Io vi saluto, ragazzi, non vi faccio vedere le seppie tutte insieme perché sono ancora vive, se no fanno un macello dentro la barca. Però insomma, vi ho fatte vedere. Con questo vi saluto, vi do appuntamento sempre alla prossima pescata. Mi raccomando, continuate ad iscrivervi. Io spero sempre di regalarvi qualche bella emozione a pesca. E dai, ci vediamo alla prossima pescata. Un grosso saluto da Sargo e dal comandante. Ciao ragazzi, credeteci sempre.